chiediamo un po' di chiarezza dalla società che al momento gestisce l'opera del Don Orione e diciamo vogliamo tempi più certi e più lunghi per poter diciamo capire cosa ne vuole fare questa società di questa opera pia, donata un po' un fiore donato da tutta la comunità isolana. E negli ultimi 2 anni diciamo il numero degli ospiti si sono anche diminuiti e quindi tecnicamente loro ci raccontano che non riescono più a gestire le spese della struttura stessa e questo ci sta, è realistico, al momento sono 18 anziani, sono infermi perché tecnicamente ognuno di noi a casa non dispone né di un'infermiera H24, cosa che ci garantisce la struttura, né tantomeno logisticamente gli spazi che un anziano ha per poter vivere i suoi ultimi anni di vita in una maniera serena. E quindi tecnicamente vorremmo chiarezza dalla società a far sì o di continuare questa missione che ha preso, questo impegno di fittare e di continuare quest'opera, o altrimenti ecco di uscire e di lasciare ad associazioni che ci sono sull'isola o noi stessi come parenti di poter gestire questi anziani nella struttura stessa. Dopo anni di soggiorno col pagamento di una retta di 1.300 euro al mese, la società che a Casamicciola Terme gestisce la residenza per anziani di Villa Joseph, con una fredda lettera di poche righe, ha praticamente dato il ben servito alle nonnine e ai nonnini ospiti della struttura. Con la presente, si legge tra l'altro nella missiva ricevuta dai familiari degli anziani, siamo a comunicarvi, nostro malgrado, che la casa albergo Villa Joseph per anziani è costretta alla cessazione dell'attività per le problematiche inerenti alla pandemia da Covid-19, per carenza di degenti e per la necessità ormai urgente di lavori di ristrutturazione dell'immobile. Pertanto vi chiediamo e vi invitiamo a trovare altra idonea sistemazione entro il 15 luglio per la cessazione dell'attività da parte dello scrivente. Sin qui la comunicazione. Si tratta di un vero e proprio fulmine a ciel sereno per le famiglie che proprio non sanno come affrontare quello che sarebbe un trauma, soprattutto per gli anziani che ormai in Villa Joseph identificano la propria casa, l'ambiente in cui vivono sereni e dove sono seguiti 24 ore al giorno anche dal punto di vista sanitario. Perché comunque mia nonna che sta lì da 10 anni, comunque là è come se fosse la sua casa, prenderla e spostarla in un altro posto che non sappiamo che posto, perché ognuno di noi non ha la possibilità, perché altrimenti non starebbero là dentro. Se ognuno avesse la casa disponibile, un bagno disponibile, e quindi stanno lì perché vengono curati, stanno bene, mangiano, sono tranquilli, stanno tutti insieme, guardano la televisione, cantano, una è una famiglia. Quindi spostarli all'improvviso sarebbe... Mia mamma non è giovane, mia mamma ha 97 anni e lì sta benissimo. Facciamo la videochiamata, lei riconosce tutti. Quindi spostarla in un altro posto, non so dove, sarebbe per noi e per loro comunque una cosa non da fare proprio per questi anziani. E poi sull'isola comunque noi abbiamo bisogno di una struttura, perché come hai detto tu giustamente, noi diverremo tutti quanti vecchi. Sarebbe uno scatafascio completamente, perché praticamente loro lì stanno bene, sono curati, mia mamma è serena, sta lì da qualche anno, viene curata, prende tutte le medicine e noi in casa purtroppo non possiamo ospitarli perché non abbiamo le strutture della casa, che magari stanno su una sedia a rotelle purtroppo. Quindi per noi sarebbe veramente una cosa che non potremo sopportare, questa situazione. Quindi speriamo veramente che questa cosa si risolva al più presto. Grazie. Considerato che Villa Joseph ospita anziani di tutta l'isola e che la sua chiusura comporterebbe enormi disagi a nonnine, nonnini e familiari, i sindaci isolani pensano di intervenire per quanto di loro competenza? E ancora, è giunto finalmente il momento di realizzare una struttura del genere pubblica e gratuita per i nostri anziani? Possibile che in nulla possiamo vantarci di essere un paese cosiddetto civile?